Prego, consigliere Romano. Allora, buonasera, arrivederci, consiglieri Dieboli. Saluto anche il consigliere Cammarano, che però è ancora rimasto presente tra il pubblico. Anzi, colgo l'occasione, permettetemi una piccola digressione prima di esporre questa mozione che abbiamo noi creato all'unanimità dei presenti in questa breve pausa. Ad ascoltare la question time di stamane del consigliere Cammarano, sono rimasto abbastanza interdetto nell'ascoltare le motivazioni per cui nella nostra città arriverebbero tanti rifiuti, i 120.000 euro di multa che noi dovremmo pagare al giorno. Ma è assurdo, perché dobbiamo pagare come Regione Campania 120.000 euro far arrivare a Battipaglia tanti rifiuti? Questa sarebbe la giustificazione dell'assessore Bonavitacola, ma già data nella nostra audizione in Regione Campania. Non si poteva chiudere un consiglio comunale senza un documento che raccogliesse l'unanimità dei presenti, la volontà degli stessi in una mozione. Salto direttamente la premessa, il riaffermato con forza, perché riassume comunque tutto quello che è stato detto in questo consesso attualmente, in questo giorno. Allora il Consiglio Comunale, nel fare mozione, prende atto dell'azione svolta in queste settimane dall'amministrazione comunale, in uno ai consiglieri di minoranza, in collaborazione con i comitati di lotta, in attuazione delle indicazioni fornite dall'Assemblea Popolare del 22 ottobre 2017 per sensibilizzare istituzioni, associazioni, organizzazioni politiche e sociali e singoli cittadini di Battipaglia, ma anche degli altri comuni della Piana in vista di una grande manifestazione. Condivida la scelta del 19 novembre come data per una manifestazione che parli di bambini, che parli ai bambini, e del 23 novembre come data per un grande corteo che manifesti il proprio no al nuovo sito di compostaggio, così come impostoci dalla Regione Campania. Fa appello e chiama tutti i cittadini di Battipaglia e degli altri centri della Piana, tutte le associazioni, le istituzioni, il mondo della cultura, le forze produttive, le organizzazioni politiche e sociali al dissenso e alla partecipazione delle iniziative programmate. Auspica ed invita a far sì che il 23 novembre siano chiuse attività scolastiche, uffici, attività commerciali ed artigianali e che l'intera città si mobiliti in una pacifica ma imponente manifestazione. Dà mandato alla sindaca, in accordo con i comitati e le associazioni, di proseguire nell'azione di informazione dei cittadini, predisponendo, oltre a quelli già programmati, altri appuntamenti di riflessione e di approfondimento in stretta collaborazione con il Consiglio Comunale. Chiede alla Regione Campania di sospendere tutte le procedure di realizzazione dell'impianto di compostaggio di Battipaglia, come già avvenuto per il Comune di Casalduni, dove la presenza di impianti che lavorano i rifiuti già esistenti e di problemi di gestione di questi impianti ha comportato la sospensione della procedura. Fa appello alla Giunta regionale della Campania a non adottare scelte come quella di destinare una quantità di rifiuti così sproporzionata alla città di Battipaglia che non tengano in debito conto i contesti territoriali oggetto di queste ultime. Fa istanza alla Regione Campania di istituire in via d'urgenza un tavolo tecnico-politico dove poter affrontare l'intera questione della presenza di impianti che lavorano il rifiuto del territorio di Battipaglia e dell'intera Piana del Sele a partire dall'impianto di compostaggio nell'ex STIR. Invita la sindaca, l'amministrazione comunale, i comitati e i cittadini tutti a continuare nell'azione di manifestazione del dissenso anche oltre il 23 novembre, al fine di impedire l'insediamento dell'impianto di compostaggio nell'ex STIR, ma anche per bloccare quelli in territorio di Eboli. Impegna l'amministrazione comunale a proseguire in modo determinato e capillare nella politica dei controlli sulle strutture preesistenti che lavorano i rifiuti, sanzionando tutte le violazioni riscontrate e nelle attività necessarie per continuare a richiedere ed ottenere i finanziamenti necessari alla bonifica delle discariche esistenti nel nostro territorio. Questa è la mozione presentata da tutti i consiglieri all'unanimità dei presenti. Una cosa volevo aggiungere, andando a spulciare nello statuto regionale e nella regione, nel Consiglio regionale della Campania, all'articolo 16 leggo la possibilità di poter presentare una petizione da parte di questo Consiglio comunale alla Regione Campania, la quale petizione avrebbe in un certo qual modo la stessa, forse sorte,
dell'interrogazione o della mozione presentata dall'onorevole Cammarano, ma noi dovremmo tirare tutte le nostre frecce alla nostra feretra. Quindi io mi riprometto, insieme agli altri consiglieri, di preparare e presentare questa petizione. Grazie. Grazie, consigliere Romano. Se me la consegna, per favore, la mettiamo ai voti. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 24 presenti, 24 votanti, 24 voti favorevoli. La mozione è approvata all'unanimità. Grazie a tutti. Il Consiglio Comunale è concluso. Grazie.